abitudine, vorrei sempre per ultima quando sono già chiuse le cose. Allora, grazie mille, io sono una documentarista, mi si sono un po' accese delle lucine, non è neanche un discorso compiuto il mio, però sono come dei punti di riferimento. Questo tema, ho avuto una lunga esperienza in India con popolazioni tribali, quindi ho deciso di diventare mamma quando ho visto che si poteva fare la mamma con quelle caratteristiche di rispetto e di continuità nei confronti di che cos'è la gravidanza. Quindi lasciando il tempo. Quello che penso è, quello che penso è, per non distinguere come al solito, cioè, la maternità surrogata secondo me viene generata da un sistema molto materialistico che divide al limite il corpo dallo spirito. Questa è una cosa che succede nel corpo, io sono libera di fare del mio corpo. In realtà, per non parlare di corpo e di spirito, parlerei di stati diversi, di densità, di un'energia che pervade tutto l'universo. Quindi noi siamo portatori di una memoria energetica che secondo un intendimento che condivido si sviluppa in tutte le vite che faremo, ci portiamo dietro questa memoria, di conseguenza quasi sempre una madre consapevole è in stato gravido prima di essere fecondata, cioè ha una gravidabilità perché entra in questo mood, nella migliore delle ipotesi, quella che io auspico per tutte le donne, per cui a un certo punto matura in sé la maternalità e a un certo punto si apre a venire fecondata. Ecco, questo nella migliore delle ipotesi. Questo tempo dietro che riguarda le mie storie, di tutte le vite che ho vissuto, di tutte le volte che sono stata madre, padre, figlio, figlia, poi continua nel dopo, cioè la maternità continua almeno per 9 mesi dopo, in maniera speculare, secondo un'antropologa che ha studiato il concetto del continuum, ma io direi molto di più. Allora, noi vediamo nei nostri figli che riaccendono magari in età puberale delle robe che non c'erano prima e che poi si capisce, questo è il nonno che si è acceso. Come si può pensare di avere delle persone libere e consapevoli di quella esperienza che portano, fatta di tante memorie, se cominciamo a tagliuzzare riferimenti che ci mettiamo tutta la vita per mettere insieme, cioè la maggior parte di noi magari sono stati in analisi, cercando di mettere in ordine questo subbuglio, no, che ci portiamo. Ecco, secondo me è una bestialità, è una rozza concezione di cosa significhi essere madre, pensare che si può localizzare quella roba lì, l'incubetto, e poi dopo quella roba là, cioè il bambino vive anche di memoria dell'acqua. La fisica quantica ci dice che lo stesso, che un campione di sangue mio messo a 1 chilometro, se io provo uno spavento, anche il mio campione di sangue ha questa memoria. Di cosa stiamo parlando? Cioè, il liquido amniotico che ha portato questo bambino e la sua madre che lo ha gestito, gestato per 9 mesi, sono indissolubili per la vita e forse per più di una vita. Di cosa stiamo parlando? Ecco, mi fermo qua, tutti gli aspetti legali me li scivolo addosso, perché secondo me questo è proprio il nucleo di accendere consapevolezza di quello che noi siamo nella nostra ricerca, nella migliore delle ipotesi, se vogliamo essere consapevoli. Poi, grazie. Grazie Anna.